Anticipazioni uomini e donne, registrazione Tronover, 8 novembre 2017. Tra Tina e Giorgio, è in corso una relazione? Per Gemma, Giorgio e Tina stanno insieme da un anno. La conduttrice annuncia che Gemma ha intenzione di parlare della Cipollari e l'argomento che vuole trattare è piuttosto scottante. La Galgani entra in studio e racconta di aver visto in TV un servizio su Tina e Giorgio Manetti per una serata di beneficenza che si è tenuta di recente a Firenze. Stando alla veterana del programma, l'odio che la storica opinionista nutre nei suoi confronti è legato al fatto che è interessata al cavaliere. La Cipollari, dopo questa affermazione, si rivela e si avvicina a Giorgio per baciarlo calorosamente. Gemma è convinta che fra loro ci sia più di una semplice simpatia. I diretti interessati ribadiscono di non avere mai nascosto i loro incontri pubblici. Giorgio poi spiega che il 28 novembre sarà presente ad un evento che si terrà all'ospedale pediatrico di Firenze. A sorpresa invita anche Tina. La Galgani incalza e spiega di essere certa che fra loro è in corso una relazione almeno da un anno. A riprova di ciò, dice che la storica opinionista è stata vista tutta imbacuccata nella città di Manetti e Tina conferma, affermando però di esservi stata per questioni personali e non certo per il bel toscano. Poi si rivolge al pubblico di Uomini e Donne, augurandosi fortemente che non si dia retta alla follia. Tini crede che le supposizioni avanzate da Gemma siano malsane, mentre Gianni è convinto che Gemma scarichi le colpe del fallimento della sua storia d'amore con il gabbiano su Tina. Si cambia argomento e Maria annuncia l'ingresso di Guido. Gemma, entusiasta, non esita a definirlo uno splendido ragazzo. Poi, amareggiata, spiega che per motivi logistici, gli orari lavorativi di lui, non le è facile approfondire la conoscenza. Non vuole chiudere, ma è disponibile a uscire con altri cavalieri. Per questo motivo ha lasciato il suo numero anche a Leonardo. Angelo e Anna chiudono. Anna Tedesco siede al centro dello studio. Maria, con un filmato, ripercorre la sua frequentazione con Angelo. Il cavaliere, come ben sapete, pretende l'esclusiva e non solo. Vuole che la dama sospenda la sua amicizia con Giorgio. Anna spiega che in settimana l'uomo è stato piuttosto aggressivo con lei. Il suo comportamento ha destato preoccupazioni perfino in suo figlio. Alla redazione la Tedesco ha dichiarato che Angelo le ha richiesto di interrompere l'amicizia con Manetti, solo per una questione televisiva. E per questo e per altre ragioni vuole chiudere con lui. Angelo entra e fornisce la sua versione dei fatti. Afferma che si sarebbe accontentato anche che la dama avesse solo finto di parcheggiare il bel gabbiano. Anna incalza e spiega che ha ricevuto una telefonata da parte del cavaliere che l'ha particolarmente spaventata. Lo definisce angelo di nome, ma diavolo di fatto. Gianni e Tina si schierano dalla parte della Tedesco, mentre Angelo prova a fornire delle giustificazioni valide per meglio inquadrare la telefonata fatta ad Anna, avvenuta proprio quando due persone sui social hanno scritto commenti poco carini sul loro conto. Spiega di aver conosciuto e subito la violenza sulla sua pelle in passato e di aver sbagliato, in quanto ha usato la donna con la quale stava uscendo come la valvola di sfogo. Alla fine i due decidono di chiudere e di non frequentarsi più. Manila e Fabrizio chiudono a causa di sossio. Si passa a sossio. Grazia è molto scontenta della conoscenza intrapresa con lui e lo definisce una persona inaffidabile. Ha origliato una conversazione dietro le quinte fra lui e Manila, dove lui anticipava che l'avrebbe telefonato per trascorrere un po' di tempo insieme. Grazia non ci sta e precisa che non crede che ci si possa frequentare in amicizia dopo aver chiuso. Emerge che la boff sarebbe particolarmente gelosa della new entry del cavaliere.
i tre protagonisti discutono animatamente e Fabrizio, che sta uscendo con Manila, afferma che a certi messaggi di Sossio ha risposto addirittura lui. I due cavalieri hanno un duro confronto. Grazia alla fine decide di chiudere. Fabrizio, deluso, annuncia che se la Boff continuerà a rispondere e a dare importanza ai messaggi di Sossio, lui non ci penserà due volte ad andarsene. Manila non ci sta e Fabrizio istintivamente decide di abbandonare il programma. Valentina però gli chiede di restare e lui accetta. Maria riprende Gemma. È la volta di Vincenzo, che sfoggia un completo grigio molto elegante. Dopo il baciamano a Tina, si presenta per lui la signora Maria C., che viene dalla Sardegna. Dopo la sua breve presentazione, Vincenzo decide di congedarla a causa della distanza e spiega di essere alla ricerca di una donna che abiti non più di 200 km da casa sua. A Maria arriva un giornale con un articolo che riguarda la presunta relazione tra Tina e Giorgio. Per Gemma la Cipollari non incarna la donna ideale di Manetti. Dopo questa affermazione riprende l'astio tra le due signore. La conduttrice, dopo questo breve intermezzo, prova ad aprire la diretta social, che viene interrotta da un nuovo siparietto tra la Galgani e Tina. Quest'ultima le chiede esplicitamente se prova ancora interesse per Giorgio e lei non nasconde che dopo aver letto un'intervista in cui il cavaliere definiva la loro love story come la più importante, ha provato una forte emozione nel suo cuore. La Galgani ne approfitta per dire di essere rimasta molto turbata da quanto letto nella famosa intervista. Maria le chiede se è ancora innamorata di Giorgio, in modo da smetterla con le pantomime, con i signori che vengono in studio per conoscerla. Tina incalza e la sollecita a dirgli che lo ama. Gemma, dopo queste pressioni, ha un volto radioso. Tutto bene tra Yara e Nicola. Fabrizio ci ripensa dopo la dichiarazione di Manila. Si cambia argomento e si passa a Nicola. Il cavaliere afferma di essere molto contento di come sta procedendo la sua conoscenza con Yara. Tutto sta andando per il meglio e con la giusta calma. Lei condivide sensazioni positive mai vissute prima d'ora a causa del suo passato, non del tutto felice, che spesso ritorna e le crea dei blocchi. Nicola spiega che con la dama ci vuole molta pazienza e lui ne ha da vendere. Maria legge alcuni biglietti sui quali vi sono scritti i pregi e i difetti di alcuni protagonisti di Uomini e Donne e chiama i presenti in studio a indovinare il cavaliere o la dama di cui si sta parlando. Il primo ad essere chiamato in causa è Marco. Seguono Graziella e Gemma, che poi balla con Giorgio. La dama lo sorprende con un bacio e scherzosamente fanno allusione ad un'imminente cena. Per Gianfranco arrivano due signore, Maria Giovanna e Sara. Lui li congeda spiegando di aver ben altri parametri di donna. Manfredo interviene e chiede alla prima signora se vuole restare e lei accetta. Tina incita Graziella a commentare che lo fa in maniera accesa. Si ritorna a parlare di Manila e Fabrizio. Lui dice di volersi ritirare. Sossio lo tranquillizza e lo invita a non ritenerlo una minaccia. Manila a questo punto si rivolge con parole molto tenere a Fabrizio e gli dice: «La mia serenità sei tu». Il cavaliere ci ripensa e sceglie di ballare insieme a lei. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.